Hola, hola a tutti fanciulli e fanciulle e benvenuti e benvenute in uno dei più inutili video della Colors. Sì, perché direte, questo sarà un video flash, ma lo sapete che tanto non ci riesco a fare video flash. Mi vedete in più video con questa Miss, perché, ma mi vedete bene, sì, perché sto girando, ho dedicato una parte di questo pomeriggio alla registrazione di un po' di video, come ho già detto in altri video, ma ovviamente non li vedete tutti, sto cercando di non lasciare, come faccio tutti gli anni, il canale scoperto per un mese, perché mi dispiace poi per chi è già stato in ferie o chi non le può fare o chi appunto rimane a casa per i più svariati motivi, che non possa avere, spero, adesso sembrerò una presuntuosa, ma non è assolutamente così, che non possa avere magari la voglia, il piacere di potersi distrarre una mezz'oretta, 20 minuti, insomma, con un mio video. Spero sempre che questi miei video apparentemente inutili, ma fondamentalmente inutili, possano regalarvi comunque un pochino di... sentite questo rumore, perché c'è una busta che fa rumore, perché c'ho tutte le cose dei video già girati qua negli intorni. E spero sempre che vi possano regalare un po' di relax, che vi possano distrarre da quelli che possono essere i problemi quotidiani, problemi di vario genere che più o meno tutti abbiamo, e spero insomma di regalarvi un po' di leggerezza, ecco, che ce n'è veramente bisogno di leggerezza, a mio avviso. Allora, perché questo video è inutile? Ma perché? Perché in questo video vi farò velocissimamente vedere i bagnoschiuma, i docciaschiuma, che ho deciso di portarmi quest'estate al mare. Li ho acquistati, voi direte, ma come, con le mega scorte che avevi? Sì, però, a parte che si sono notevolmente ridotte, e poi mi sono rimasti dei flaconi abbastanza grandi, i flaconi in genere da mezzo litrozzo, che non sono molto pratici da portare e da poi utilizzare nei bagni in campeggio, nei bagni pubblici, insomma. E quindi, qua più sta più se fa notte, aspettate, perché adesso è andato via il sole, poi ritornerà, poi se ne riandrà, poi riverrà, ma me vedete? Quasi quasi divento una nerota, adesso mi appoggio e faccio come... no, vabbè. Allora, che video è questo? Quello sui docciaschiuma che ho deciso di portarmi al mare. Voi sapete che sono una malata di docciaschiuma e c'era una super mega offerta da Risparmio Casa degli ultra dolce della Garnier a 99 centesimi la confezione, quella più piccolina, quella da 250 ml, che è il formato... Oddio ragazzi, non si vede più una cippalippa qua, che pizza! Come devo fare? No, aspettate, scusate. Nella prossima vita voglio una stanza tutta per me, con i fari, con le luci, come le beauty guru, quelle da 6 miliardi di iscritti. Porca paletta, mi vedete così? Oddio, è un po' scuro, ma se tiro su non si vede nulla perché c'è il sole. Vabbè, sbrighiamoci a girare sto video. Allora, vi faccio vedere, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono 6. E sono 4 ultra dolce Garnier, trovati a 99 centesimi, e poi ce ne sono altri due che vi farò vedere. Ne ho portati 6 quest'anno perché siamo in 3 a farci la doccia, non voglio assolutamente andare ad intaccare le scorte, più sta più mi abbasso, ad intaccare le scorte di mia madre, perché lei è una fissata con i docciaschiuma di bagnoschiuma di Bottega Verde, sono credo 15 anni che acquista solo quelli e non voglio assolutamente approfittare delle sue scorte, anche perché nel posto in cui andiamo in vacanza non c'è un negozio di Bottega Verde, quindi lei si porta tutte le scorte da casa, ma perché adesso mi vedo tutta strana? No, vabbè. Allora, cominciamo. Ho preso questo fico orientale e zucchero di canna, non è vero? Che mi avete già visto utilizzare. Favoloso, buono, non lo apro, ma solo perché, vabbè, tanto profumo si conosce, invece sono spatasciata pure il rossetto, sono sempre la solita. Allora, questo l'avevo già preso, me l'avete già visto in un video di prodotti finiti, l'ho voluto riprendere, madonna ragazzi, non si può fare sto video. Voi mi scusate, vero? Sì, vi prego, scusatemi, perché non ho pace con la finestra. Se tiro troppo su, ho il sole sparaflesciato in faccia e non si vede bene. Se tiro troppo giù, non è sufficientemente
illuminato. Adesso ho acceso la luce di qui, la sua abat-jour, e vediamo se troviamo pace. Ragazzi, che fatica girare i video l'estate. Mamma mia, bella. Vabbè. Dunque, anche se sarò un po' giallognola, prendetemi così perché posso fare meglio. Allora, dicevo, fico orientale e zucchero di canna, number one. Poi, olio d'argan e di camelia, questo pure è buonissimo, buonissimo, ma lo sapete, sono già prodotti testati, e stratestati, straprovati, quindi vado proprio a colpo sicuro, sempre nel solito formato. Voi capite, a 99 centesimi, ecco. Poi ho preso il crema d'avena e mandorla dolce, il tanto amato qui sul tubo, che tra l'altro è quello di tutte le profumazioni della Garnier che a me entusiasma di meno, perché è molto, è fin troppo delicato, ecco, però ottimo comunque potere lavante, eccetera, eccetera. E poi ho voluto provare per la prima volta il pino marittimo e sapone tradizionale. Corpo e capelli, vabbè, rinfresca e rinvigorisce, qua dice pure i capelli, ma quanto è bello il pack di questo. Questo però voglio sentire come è fatto, perché non l'ho proprio mai usato. Che buono, porca paletta, che buono. Ecco, vabbè, l'avessi pure preso prima. Lo proveremo al mare, la profumazione è abbastanza pungente, forse un tantino più maschile. Il treno che passa, un treno per Yuma. Questo invece va a Nettuno, questo treno. E ok. Pino marittimo, ottimo, spaziale, buonissimo. Puliamo i dentuzzi. Poi c'era in offerta questo della Dermomed, frangipane e pesca, che non vi voglio nemmeno dire, ma questo me lo snaso perché l'ho sentito. Mamma mia, cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Guardate, questi della Dermomed sono favolosi. Anche questo è, no, anche questo è senza parabeni, sempre in un formato da 250 ml, buonissimo, buonissimo. E poi questo per proprio esclusivamente per Riccardo, ho preso il Vidal Peppermint e Gingo Biloba, Gingo, doccia shampoo viso con creatina e pantenolo, Gingo Biloba e menta. Eccolo qua. Perché è buonissimo. Profumazione ovviamente super maschile, qua se sta proprio a fanotte, ma non ci frega niente. Temerario resisteremo. Ecco qui, questi sono i 5 doccia schiuma. Va da sé che qualora dovessero terminare e non ce la facessimo, abbiamo il nostro fidato Lidl nelle vicinanze e quindi andremo lì a fare i nostri acquisti supplementari. Ecco, e vabbè. Vi dicevo, video abbastanza inutile, però ci tenevo a. Sapete che questo rumore non ce la faccio più? Aspettate. Mamma mia, ce n'è sempre una, che video tormentato. Va bene, fatemi sapere se ne avete provato qualcuno, ovviamente di quelli che non ho ancora presentato, e diciamo che questo è il mio bottino dei doccia schiuma che mi porterò in vacanza quest'anno. Che vedrete sicuramente nel video dei prodotti finiti che girerò come di consueto, un consueto appuntamento al mare prima di tornare su quando saremo agli sgoccioli della nostra vacanza. Ok, ho chiacchierato abbastanza, mi sono lucidata abbastanza, luna rompe abbastanza, vi saluto e niente, vi rimando alla visione dei prossimi video sempre solo se qualora vorrete, perché sempre solo se qualora vorrete dovete arrivare qua sotto e vedermi, perché sì, perché deve essere un piacere e non un dovere. Di doveri già ce ne abbiamo tanti e vi aspetto se vi va nei prossimi video. Ciao a tutti!